Il nuovo evento di Vibo Marina Acce si è svolto nei locali sottostanti la parrocchia Mare Santissima del Rosario di Pompei, continuando con i temi legati all'ambiente, alla condivisione e alla socializzazione. Solita formula e solito coinvolgimento con sport, ambiente, sociale, cabaret, magia e tanto altro divertimento. Un'occasione per stare insieme piacevolmente, con spettacoli, intrattenimento, giochi di illusionismo e Aura, la regina delle bolle, ed ancora laboratori creativi sotto l'albero. Un intero pomeriggio e sera pensato per i bambini, ma anche per i genitori, con lo scopo di avviare un dialogo e un confronto aperto e diretto anche a temi sociali di forte impatto. In questa occasione si è voluto affrontare il tema del bullismo, affrontato in modo ludico ma anche propositivo grazie alla presenza di una psicologa psicoterapeuta. È un momento di aggregazione, un momento, diciamo, di un ricordo, che è quello del nostro Monsignor Don Saverio Di Bella. Abbiamo dato il benvenuto al nuovo parroco, che è Monsignor Enzo Varone. È un momento, diciamo, dello stare insieme, perché abbiamo il nostro slogan che insieme si vince che cosa? Si vince una bella scommessa, io direi, quello di cercare in qualche modo di aiutare, diciamo, le associazioni sempre più a fare rete e soprattutto a stare con i bambini, che sono la nostra speranza, affinché questi bambini nel nostro territorio possano in qualche modo avere in futuro un'identità maggiore rispetto a quella di noi adulti che abbiamo oggi, di appartenenza al nostro paese. Questo è lo scopo di Vibo Marina Acce in primis. La gente ha partecipato, è sentita, quindi la formula è giusta. Abbiamo visto veramente tantissima gente stasera, io ho visto veramente bambini felici. Mi hanno abbracciato le mamme ringraziandomi, ma io ringrazio soprattutto i miei associati, quindi gli associati e gli attivisti di Vibo Marina Acce, perché gratuitamente si spendono per il bene di questo paese. Abbiamo toccato delle tematiche importanti, che sono quelle della prepotenza che oggi noi in qualche modo vediamo di questi bambini. Il bambino, diciamo, bullo non è un bambino bullo, un bambino non può essere bullo, il bambino, diciamo, purtroppo è figlio, diciamo, dell'educazione anche di noi genitori, quindi in qualche modo, ecco, quindi i loro atteggiamenti forse noi dobbiamo stare attenti, più vicini quindi ai bambini, per cercare di attenzionarli in qualcosa che magari loro non capiscono e che ingenuamente quindi fanno, perché purtroppo se iniziano da adesso, poi purtroppo noi verifichiamo che nei giornali, nelle testate giornalistiche, sempre di più aumenta questo fenomeno. Quindi abbiamo avuto una dottoressa, diciamo una psicologa oggi, che in qualche modo ha trasmesso questo concetto in maniera educativa, ma anche devo dire che tutto lo spettacolo, quindi gli animatori, gli illusionisti, tutti coloro che hanno, gli operatori che si sono dati da fare, hanno cercato di porre l'attenzione proprio su questa tematica. Voglio anche sottolineare un qualcosa di, credo, abbastanza dire grave, cioè non esiste un'associazione qua a Vibo Valentia, nella provincia di Vibo Valentia noi non abbiamo potuto invitare nessuna associazione che si occupa di bullismo. Ecco perché abbiamo fatto questo evento. Questo evento nasce da una storia vera, nasce da una storia di una persona che io conosco, che purtroppo sta avendo ancora delle difficoltà importanti. Quando una mamma sta vicino a una figlia e in un certo modo, ecco, non è semplice, non dobbiamo arrivare a quell'estremo, dobbiamo prevenire, e quindi prevenire significa anche che il mio invito per qualcuno che lo faccia, quindi qualche associazione che si occupa proprio di bullismo, perché non è un fenomeno di poco conto, ma è un fenomeno importante.